che come erano fatti questi liberi di ostenta etruschi. Beh, anzi, prima di dire come erano fatti, voglio ricordare un altro aspetto, che il cielo non è solo patrimonio degli uccelli e non è solo patrimonio dei fulmini, è anche patrimonio di tutta un'altra serie di eventi importanti. Pensate quando si parla nel mondo antico delle piogge di sangue. Beh, le piogge di sangue sono state in qualche modo ricondotte all'arrivo della sabbia rossa del deserto, quando ci sono, diciamo. Ma pensate che paura che poteva incutere, diciamo, a queste popolazioni. E poi il cielo come un'enorme autostrada non è solo patrimonio degli uccelli, ci sono per esempio i mammiferi, ci sono i pipistrelli di notte, ci sono gli insetti. Allora, le cavallette erano sicuramente ricordate non negli ostentaria degli uccelli, ma nei libri che parlavano di prodigia, quindi cose particolari, un po' come le sette piaghe, come quando nasceva magari un vitellino con due teste e così via. Sui pipistrelli, per esempio, non abbiamo notizia se costituissero un oggetto di informazione e di osservazione. Tutto questo per dire cosa? Che allora dovevano esserci dei libri, di cui ci parlano le fonti, molto simili al Liber Linteus Zagabrestis, cioè il libro di lino che avvolgeva la mummia di Zagabria, è l'unico libro di lino etrusco che si è conservato e che è una sorta di calendario rituale abbastanza simile per contenuti alla tavola di Capua, la cui copia abbiamo in mostra. E questi libri scritti sul lino, di cui ecco, vi faccio vedere qui un'altra possibilità simile, vedete questo sarcofago di uno dei Partunus di Tarquinia che fa vedere questo libro dell'aldilà in questo caso, ma era un rotolo di lino, doveva avere sostanzialmente per chi osservava innanzitutto una sorta di schema del mondo celeste, quindi del cielo, con i riferimenti precisi alle divinità. Ce lo doveva avere scritto, perché quando si è ritrovato, per esempio, il fegato di Piacenza, questo qua, questo fegato di Piacenza che ritraspone sul fegato le stesse divisioni celesti del cielo, e come dire, mi dà una sorta di risico, di cartina che mi serve a interpretare i segni, e questo ce l'aveva in mano un sacerdote che seguiva un esercito romano. E allora, come il sacerdote aveva questa sorta di manuale in bronzo, in questo caso per riconoscere nel fegato dei segni di patologia, delle macchie che stavano nei punti precisi che corrispondevano alla divinità, chi aveva un libro rituale per fare questa osservazione doveva probabilmente avere questo schema. Chi è che li utilizzava? Erano dei sacerdoti chiamati appunto auspici, auguri, che avevano questo cappellino strano in testa, che probabilmente rimanda delle mode dell'età del bronzo, e che osservava appunto il cielo, mentre nell'altro specchio voi vedete calcante, trasfigurato, una sorta di divinità che sta osservando un fegato. E addirittura sotto sulla trapezza c'è un cuore con una trachea, quindi insomma è anche una cosa abbastanza come. Ma la cosa più interessante è che probabilmente questi volumi che in qualche modo parlavano del volo degli uccelli dovevano avere una classificazione in ordine alfabetico, non lo sappiamo, ma sicuramente, visto che ce ne parla Plinio, dovevano avere dei disegni degli uccelli, così come questo è praticamente un manoscritto del Dioscoride, e quindi, come dire, uno dei più antichi manoscritti del materia medica di Dioscoride, che parla delle piante, ecco, in simmetria alla, diciamo così, trattazione delle piante, i libri degli uccelli dovevano avere testo etrusco e accanto la specie dipinta proprio per poterlo riconoscere al volo. E poi una casistica completa o più completa possibile, eventualmente aggiornabile, di quello che poteva succedere. Faccio un esempio: il falco è di una tale specie, di un tal colore, è apparso
in un certo momento del giorno, è apparso in un certo momento, in qualche modo, in un certo spazio terrestre, ha fatto una certa cosa. Ecco, tutte queste cose evidentemente sono molto vicine all'oroscopo. È questo un po', diciamo così, quella matrice che poi serpeggia e continua fino a noi. Vado a chiudere la chiacchierata ricordando come l'avvento del cristianesimo, qualcosa l'ho già detto, segni una cesura importante e certi uccelli o passano al nemico, come ho detto, o passano, diciamo così, ad avere altri significati. Il pettirosso, infatti, secondo la tradizione cristiana, ha questo petto perché è l'uccello che ha aiutato Cristo, come dire, ad essere alleviato dalla corona di spine, e per toglierla si sarebbe in qualche modo macchiato del sangue di Cristo. Ci sono però altri uccelli che nella tradizione passano al mondo, per esempio, delle streghe. Cos'è la strix in greco? All'inizio, in latino, è una sorta di volatile notturno. Quindi, come dire, l'abbinamento tra rapace notturno, gufi e allocchi e il mondo delle streghe è molto forte e soprattutto si sostanzia in periodo medievale. Dopodiché, soprattutto il gufo passa ufficialmente alla sfera della magia e anche della sapienza, e non ultimo voglio ricordare, insomma, anche Harry Potter, che riceve puntualmente, se vi ricordate, la posta dal mondo della magia tramite il gufo che bussa alla finestra. Anche il corvo è l'animale della strega dal periodo medievale, sempre, come dire, per avvento della Chiesa, perché prima, in età pagana, invece, il corvo a volte era anche portatore di un segnale di buon augurio. E ora, come dire, andiamo più sul rilassante. Il corvo, naturalmente, con questa accezione negativa, passa anche nel mondo delle fiabe, e quindi, come dire, è il compagno della strega contro Biancaneve. E poi c'è il corvo napoletano per eccellenza, Gennarino, creato, diciamo così, dalla genialità della Disney, che assiste Amelia, che si trova nel Vesuvio e che quindi fa parte anche della, se posso dire, nostra tradizione, il grandissimo Gennarino. Ma il mondo degli uccelli, come dire, ha, come sapete, colpito in qualche modo il sentimento e anche la creatività di uno dei più grandi registi del cinema, Alfred Hitchcock, e con gli uccelli, come dire, non solo nasce un mito del cinema, non solo nasce la prima condanna di un mondo che comincia a non essere più in ordine, ma questo crescendo di angoscia che vive Melania, la protagonista del film, porta alla fine, diciamo così, a delle riflessioni importanti già per quell'epoca, che percepiva questo distacco sempre più forte dell'uomo dal mondo della natura che si poteva osservare e contemplare. Senza poi ricordare quello che successe, perché poi crescono gli aneddoti, diciamo così, anche nel set del film, quando si dice che a un certo punto uno dei corvi addestrati aveva preso in antipatia Rod Taylor e appena lui arrivava sul set gli andava addosso e lo beccava per davvero, insomma. Quindi, come dire, questa rivoluzione degli uccelli all'uomo, e non è solo nel film ma anche nella realtà. Una realtà che naturalmente noi abbiamo cercato anche di segnalare con la mostra Capire il cambiamento climatico, che segna, come dire, questo allontanamento forte dell'uomo dall'ambiente, dell'uomo dai volatili, e quindi, come dire, tutto quello che era il mondo antico, cioè la possibilità di avere una relazione e un rispetto reciproco, si è completamente, naturalmente, sfalsato e sfasato. Noi però vogliamo ricordare questo mondo con una certa, come dire, no? Simpatia. E allora, come dire, la gabbianella e il gatto è uno dei messaggi felici che ci manda il mondo degli uccelli. Lui, devo dire la verità, non mi sta simpaticissimo e ho sempre sperato che una volta o l'altra il nostro Silvestro l'avesse fatto fuori, però, come dire, ancora non è successo.
E ovviamente, visto che abbiamo parlato di avvoltoi, come dire, l'avvoltoio è nel mito di Romolo e Remo, ma ritorna anche egregiamente nel mondo di Robin Hood, per esempio, come uno dei fedeli, diciamo, soldati di service. E naturalmente non possiamo non ricordare il gallo canterino, diciamo, del cartone. Questo è una, come dire, una provocazione, è una sirenetta con il gabbiano, però vedete che il fatto che il gabbiano stia sopra un contenitore di materiale radioattivo fa sì che la sirenetta ha due code, e quindi, come dire, è anche un segnale questo. Lui naturalmente è uno dei più simpatici, ma anche la prossima mostra di Mebiu ci porterà a vedere uccelli straordinari, fantastici, che in qualche modo vivono tra la preistoria e questo futuro senza tempo. Io vi voglio lasciare con questa immagine, perché è un gruppo di storni che, come dire, per proteggersi si trasforma in un uccello gigante, proprio per, come dire, farsi forza l'uno con l'altro. Il messaggio che voglio lanciare, banale se volete, ma veramente sincero, di questa chiacchierata, è che noi dobbiamo fare come loro, stringersi forte e superare questo virus. Grazie.